ce n'è anche un altro, ma ce ne sono molti altri, perché non mi metto il fattore per cui uno sceglie. Per esempio la vicinanza. La vicinanza è un fattore per cui scelgo un pochino che lavora per me. Un idraulico lo scegliamo a Brescia se lo vediamo a Milano, ma siamo vicini. Eppure, vado andare un po' indietro, per cui non ricordiamo. Dove? Per Fablini, sul tappeto. Le Fablini però. La vicinanza è un pochissimo vicinanza appunto, è un fattore fondamentale, eppure tanti professori di università scrivono gli strumenti di accreditazione, come Google Map, o Foursquare, o Vox, giusto? Allora, un personaggio molto carismatico americano, esperto di personal branding, ha scritto un bellissimo libro, che è Gary Vaynerchuk, qualcuno lo conoscerà, esperto di realtà di vino, ha portato subito da 2 milioni di dollari tramite internet a una cinquantina, se non mi definite, un milione di dollari, solo di comprare una storia americana di tutto, fittando, dicevo. Facevano tanti bei video sul vino. Ora è un esperto di personal branding, ha aperto anche una soluzione a di personal branding, di social media marketing. E dice, la migliore strategia è interessarsi per il cliente. È la migliore strategia per noi. Il nostro vero lavoro tutti i giorni è fare CRM, che è relazione a customer relationship management, quindi fare relazione con il cliente tutti i giorni, fare in modo che i nostri clienti siano soddisfatti e parlino per noi. Quindi con questo è il cliente migliore di social media marketing. La faccia di Gary per comprare, vi mostro uno che lo fa. Allora, io l'ho incontrato personalmente, questo personaggio c'è qualcosa di fatto nel mentalismo, nella relazione con questo personaggio, ho pensato di difendere, no? 4 anni fa, non era per gli occhi, giusto? Guardate qua, qualcuno gli ha creato una pagina Facebook con 1400 fan, secondo me si può fare di niente, non può essere di più successo. In caso di relazione tra il personaggio aziendale e quello personale. Parliamo. Da dove parto per fare questo? Io avremo dopo l'esempio di Giovanni e Laura, giusto? Ci racconteranno, io ho poi seguito online in un'egregia cosa hanno fatto all'inizio. La prima cosa che hanno fatto è diventare migliori di se stessi. Sembra un concetto così fatto, così semplice, così banale, in realtà pare che quando lo dico ai corsi, si base, migliori di se stessi. Io, grazie a Dio, posso parlare, no? Questo è il sindaco di Cernusco del mio vivo, il quale mi racconta con grande soddisfazione che non solo ha la possibilità di comunicare via questo blog, via questo Facebook, via questo Instagram, via questo Instagram, via questo Instagram, via questo Instagram, ma anche la goduria che gli dice di avere quando fa la conferenza stampa, dice il comunicato stampa è adesso online su Instagram. Facendo clic su pubblica della sua applicazione WordPress e l'iPhone. Quindi insomma, la possibilità di dire la sua, di rispondere anche agli attacchi giornalistici che attendono magari degli altri locali. Questa sembra una cosa banale, ma una cosa veramente fa la differenza, giusto Laura? L'altro aspetto fondamentale, l'ha già parlato molto Gianluca Diego di Minimarketing in prima, insomma, è il fattore ecco, il fattore degli amici, friend, fan, follower. È chiaro che le persone scelgono, cioè i prospect, i futuri clienti, scelgono sulla base dell'opinione dei nostri vecchi clienti, no? Banali, non chiedere all'osso se è buono, giusto? Facebook,
friend, follower, fan, è lo strumento per cui le persone intorno a noi influenzano persone i nostri prospect, al processo di acquisto di nostri prospect, che siano servizi o prodotti. Quindi, cosa ci dice questo? Networking è una componente fondamentale del personal branding. Chi è la nostra audience privilegiata? Ci pensate? Persona, io, nome e cognome, mi centinaio, qual è la mia audience primaria? Amici, famiglia, colleghi, competitor, clienti. Quali sono le prime persone a cui dobbiamo su cui fare evangelizzazione, su cui spiegare esattamente cosa facciamo e perché lo facciamo, per chi lo facciamo, perché saranno loro i primi a dirlo a qualcun altro, saranno loro i primi a trasmettere il nostro brand. Infatti si dice che il networking è un fattore fondamentale, chi conosce te, non ti conosce più, chi conosce te saprà vendere i tuoi prodotti. Questi sono altri fattori, scusatemi questi balli, però non sono molto più c'è il tempo di ascoltarli in maniera approfondita, però come dicevo, essere i primi, specializzarsi, dimostrare personalità, avere il proprio stile, con quei ragazzi lì, i figli, raccontare storie, dimostrare passione. La passione è contagiosa, è un veicolo di buone emozioni. Il branding, la vendita, si basa sulle buone emozioni, non c'è niente da fare. Anche il bon ton, recentemente sul nostro blog abbiamo parlato di personal branding e bon ton, della TEO. Per assurdo, la strategia migliore per fare promozione di se stessi online, tra virgolette, si impara in un pranzo d'affari, un buon pranzo d'affari. Se c'è una persona, un pranzo d'affari, che parla solo di se stessa, diventa immediatamente attivato, giusto? Chi ha mai provato una situazione del genere? Creare un movimento, Lady Gaga, c'era un video recentemente che girava in cui Lady Gaga chiama, spiegava che Lady Gaga chiama i suoi fan Little Monster, piccoli mostri, gli dà un'identità. Dare un'identità ai propri fan significa farli diventare parte di un movimento. Tra l'altro, se voi avete qualcosa da dire, una vision, una passione per pilotare, è più facile che le persone vi difendano nel momento in cui. Questo è un altro fattore, la creatività, con una musica orribile, so perché ha scelto questa musica che ci sente, il TOTP sceglie di comunicare il suo brand, il suo curriculum, in maniera innovativa, in maniera creativa. Grazie a internet, internet è in mano ai creativi, non c'è niente da fare. Creatività che si può espletare in mille modi, ognuno ha il suo media. C'è chi è bravo a scrivere, chi è bravo a twittare, chi è bravo a trovare informazioni sulla rete in maniera innovativa, c'è chi è bravo a fare video, ognuno ha la possibilità di essere creativo. La creatività ognuno è un bel. Allora, Davide mi ha chiesto di parlare di un po' di errori, secondo me non esistono errori, ma solo diversi risultati. Se noi vogliamo proprio evitare le cose più importanti sono il personal branding, che è un termine americano, scusate l'inglesismo se fosse sbagliato, ma il personal branding è un termine americano per dire promuoversi, parlare di se stesso, proprio invece di dire che non spesso tutti abbiamo iniziato a fare il mio blog su Twitter raccontando, raccontando. Chi di voi ha provato a vedere uno di essere un su Twitter, diciamo, a vedere la sua bio, il suo link, il suo stream recente, avrà visto che parla solo sul destino, sulla difesa, sulle sue idee politiche e scrivere per non fare poi. Molto per fortuna. Tagging, va bene, l'ho trovato come termine su internet, quando tutti taggono, pubblico qua sulla tua bacheca, ignorare le domande, no? Se tu intende ascoltare la rete, non so cosa devo parlare, però questo è una cosa chiara, la rete va ascoltata, perché se la rete poi la metti. Avete un posto che sono un sito più immediato, dove abbiamo con Laura abbiamo un sito immediato delle nostre scelte future. Anche per questo, una formazione che lascio è, mi raccomando, per fare questo una domanda sicuramente, è sempre la propria equity di brand, soprattutto la mia marca, precedente, sempre a mantenere saldo la propria valore, il proprio nome del proprio brand. Non fare mai scelte che compromettono sul lungo termine la propria reputazione.
mai, per nessun motivo, neanche per i soldi. Stalking è quando ti chiedono una cifra su 12 network contemporaneamente, cosa ti chiedono di spazio per la rete. E non credite quando, insomma, dobbiamo vedere e noi diciamo che l'abbiamo calcolato. Il risultato è che ci beccano, poi possiamo cominciare a tavolare la persona che aveva avuto una bella idea, che magari era un'ottima possibilità, diciamo, di fare un po' di danno. La cosa peggiore in assoluto sono non queste, non essere peggiore. La peggiore è più costosa. Nel momento in cui veramente andate a creare un problema sulla rete, finisce che le persone diciamo, soldi per soldi. E certamente qualcuno che si trova di rumore l'ha fatto. Se qualcuno ha visto che sono i tipi. Altri balli, scusatemi, però anche io l'ho un po' presente, ma c'è checklist che può essere riassunto come fatto di un marchio. Perché? Parli della tua passione, è ovvio, perché siamo nati da una passione, è una passione contagiosa. Creare una nuova categoria, che non parte di facciamo il designer, ma facciamo un esempio per un nuovo, un nuovo innovativo, e sfidiamo in modo che facciamo noi il design, e gli indici che dobbiamo fare il design. Diventami te stesso, combatti il dominio personale, ci sono modi innovativi per fare, ci sono i suggeritori, oggi sono il tutto che possono andare in punto X, vi consiglio, in cui ci sono dei link, dei suggeritori di dominio personale per i nostri domini, tipo Marco Rossi, sono tutti. Ci sono la possibilità di scrivere il contrario, naturalmente dal punto di vista del titolo non è massimo, però molto carino. C'è la possibilità di inventarsi di approcciamento, dove assolutamente fate una prova, create un modellino personalizzato 100.1 per implementare un po' il mio approcciamento di offri valore, racconti la tua storia, partecipi agli eventi, leggi di tutto, aumenta la tua connessione. Perché leggi di tutto? Perché avere tanti interessi è uno strumento eccezionale per fare un corso, perché il corso nasce dalla condizione di passione, di idee. Se noi invece siamo totalmente basati sulla nostra passione, significa che non parleremo con nessuno, perché siamo degli esperti, ma solo noi sappiamo come riguarda la passione. Aumenta le tue connessioni, poi ripeti da 6 a 10 di continuazione, poi lo fa un formato così, e poi dopo, solo infine, inizia a monetizzare. Mi chiedeva Davide di presentare alcuni esempi in quanto possibilità di monetizzare il nostro brand, questo canale. Ce n'è uno che è licensing, quindi quando io ultimamente, cioè di offrire ai nostri clienti la possibilità di lavorare con il loro nome, con il nome della madre, del pseudonimo, per offrire il servizio che non si può accettare. Questo è sicuramente il punto della vita. La regola è, come dico ovviamente, prima legacy, poi currency, cioè prima lavora sulle basi del fondamento stesso. E poi, sempre più tardi, punta a monetizzare il tuo brand. Più tardi monetizzare il tuo brand, più possibile che questa è una legge. Qui concludo, lascio la parola a quelle persone che secondo me hanno fatto meglio che leggere certamente passando la mia famiglia. Chiavetta, maglietta. Grazie dell'intervento, sempre per dovere di cucina, le domande vengono portate con te dopo i tre interventi, perché comunque sono più intelligenti. Quindi dopo magari con i tre relatori potete bersagliare le domande all'interno del secolo. Grazie Luigi, secondo me la presentazione è davvero bellissima. La maglia. Potresti pescare sempre quella con due. Allora, Laura Castelletti. Ok. Laura Castelletti, immagino poi riuscirà a presentarsi da sola. probabilmente non ho neanche bisogno di presentazioni perché già la conoscono. E secondo me è il caso, forse uno dei casi più forti sul nostro territorio, a Brescia, per quello che riguarda sicuramente l'utilizzo della rete e quindi il personal branding. Ci racconta la sua storia, ci racconta perché usi social media e io spero che ci racconti anche come ha fatto a rendere la piazza di bicicletta, se vogliamo. Grazie, prego Laura. Buongiorno a tutti, grazie a Fabrizio per l'invito e anche per aver detto che mi segue con affetto. Devo dire